Poche ore al Ferragosto, dopo il gran caldo è arrivato il vento, si spera Padovano in un finale di stagione con il botto, il caso di dire, dopo un'estate che non è stata facilissima, semplicissima. È stata un'estate che ci ha fatto soffrire all'inizio e c'è state queste ultime due settimane che abbiamo visto una bella ripresa. Il maestrale urla, biancheggia il mare, abbassa un po' le temperature, rimette un po' le famiglie a frequentare i nostri rivi, le nostre spiagge. Sono fiducioso perché già le previsioni, abbiamo tutti gli stabilimenti balneari addobbati a festa per domani, ci sono tutti i menu speciali in modo da consentire non soltanto ai bagnanti locali, e li ringrazio in particolare i locali perché hanno preferito di fare il Ferragosto nelle nostre spiagge, ma la cosa più importante, ci è piaciuto molto ricevere telefonate da Sulmona, da Vezzano, dall'Aquila, da Roma, persone che hanno scelto di venire a passare il weekend qui in Abruzzo. Io ringrazio da questa emittente tutti i bagnanti che domani frequenteranno i nostri lidi. Noi saremo ad accogliervi a braccia aperte, con Cotillon feste, e devo ringraziare, lascio un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza, alla Polizia, ai Carabinieri e i bagnini del salvamento, che domani per loro, per noi, per i bagnanti è una giornata di festa, per noi è una giornata di lavoro, ma siamo orgogliosi di festeggiare questo 15 di agosto 2019, che per noi è una data importante. Tutti sanno che io sono un super tifoso di questo evento. Ho detto le cose quando a Giovanotti si doveva fare a Vasto, lo sto dicendo, Giovanotti si deve fare in Abruzzo, stanno cercando di farlo a Montesilvano, sono doppiamente felice perché a Montesilvano c'è la mia attività lavorativa. Abbiamo messo in piedi, ho dato la disponibilità al sindaco di Montesilvano e a tutto lo staff, la nostra capacità di esperienza, la nostra collaborazione, e ho detto ai bagnini del salvamento, facciamo il tifo perché Giovanotti scelga la tappa dell'Abruzzo. Il 7 settembre è una data importante, sarà quella settimana, perché non è solo il 7 settembre il momento, il 7 è il clou, è 10 giorni prima che Pescara rientra nel centro dell'attenzione per l'organizzazione di un grande evento.